aprile sono comunque insufficienti. La struttura residenziale privatamente costa dai 280 ai 300 euro al giorno e i ricoveri sono di mesi. Famiglie si sono ipotecate casa, se la sono venduta. Sono stata esibita nel pubblico per tanto tempo, poi sono dovuta andare in forma privata, sono anche dovuta andare in un'altra regione. Ho potuto farlo perché me lo sono potuta permettere. Le persone non possono farlo e questo non è giusto. Non è giusto che ci sia questa discrepanza. Tutti devono avere lo stesso accesso alla sanità. La struttura residenziale privatamente costa dai 280 ai 300 euro al giorno e i ricoveri sono di mesi. Famiglie si sono ipotecate casa, se la sono venduta per poter ricoverare una figlia, perché non c'era posto nel pubblico e sono andati con la solvenza. Ma chi non ha neanche la casa da vendersi? Ma uno deve essere costretto a vendersi casa. Ma se noi questo stesso ragionamento lo facessimo per chi è malato di tumore e dicessimo che non passiamo più la chemioterapia, non passiamo più le costosissime medicine che servono per i tumori, per i carcinomi, non ci sarebbe la rivoluzione in piazza? Se venisse rifiutato il ricovero a chi ha un tumore, non ci sarebbe la rivoluzione in piazza? Nel 2020 col Covid c'è stata la chiusura totale, dove Alessia ha cominciato a fare atti di autolesionismo e da lì è un autolesionismo dietro l'altro fino al 7 luglio 2021, dove 5 minuti prima mi ha detto per telefono: mamma, ci vediamo all'ora di cena. 5 minuti dopo mia figlia si è messa davanti a un treno. Vogliamo che il ministro abbia chiaro che a noi le briciole non bastano. I 10 milioni che promette, che verranno reintrodotti da aprile, sono comunque insufficienti. Trovare 10 milioni sembra che lui li abbia trovati sotto il tappeto. Vabbè, detto questo, se il ministro avesse veramente avuto a cuore i disturbi alimentari, come ha detto nel suo discorso, non avrebbe dovuto trovare 10 milioni, quei 10 milioni sarebbero stati inseriti nella legge di bilancio. Dei disturbi alimentari si guarisce, ma dai disturbi alimentari si può morire, si continua a morire, se noi non diamo alle persone la possibilità di curarsi. Togliere dei fondi che non garantiscono l'assistenza minima, rimetterli perché vedono che le persone si muovono e protestano, è una toppa, non serve, non è abbastanza. Ogni persona che viene fatta aggravare per il ritardo della presa in carico è una persona che resterà nel circuito del sistema sanitario molto a lungo e che costerà tantissimi soldi al sistema sanitario. Ecco perché è fondamentale che i disturbi alimentari abbiano un budget autonomo nei LEA che consente ad ogni persona di avere una presa in carico tempestiva. Salute mentale, diritto universale, salute!